Buon pomeriggio, mercoledì 24 luglio, ben ritrovati con InfoStudio. Ci sono voluti 7 mesi e poco più, ma alla fine è stato risolto il caso del duplice omicidio di due allevatori, di due agricoltori di San Nicola dell'Alto, avvenuto al confine proprio tra i comuni di San Nicola dell'Alto e Pallagoria. Era un loro compaesano sul quale, per la verità, le attenzioni degli investigatori si erano appuntate sin dalla prima ora. Annunziato le rose di 62 anni, l'uomo fermato e gravato di forti sospetti per la responsabilità dell'omicidio. Di solito si dice futili motivi e la gamma è molto vasta. In questo caso davvero futili lo sono stati i motivi per cui le rose avrebbe ucciso due persone che conosceva benissimo e con le quali era stato un tempo anche amico. Il furto di un frangizolle, lui addebitava a padre e figlio la responsabilità di non averlo aiutato abbastanza nella ricerca del responsabile. Francesca Traverso ha seguito la conferenza stampa stamattina al comando provinciale dei Carabinieri di Crotone. Li avrebbe uccisi perché non l'hanno aiutato a recuperare un frangizolle che gli era stato rubato un paio d'anni fa. C'è un rancore sordo covato per anni dietro il duplice omicidio di Francesco e Saverino Raffa, padre e figlio uccisi a fucilate nelle campagne di Pallagorio il 22 dicembre dello scorso anno. Per quel duplice omicidio i carabinieri hanno arrestato Annunziato Le Rose, 62 anni, di San Nicola dell'Alto. Un uomo, spiegano, che in paese non aveva contatti praticamente con nessuno, esclusi i suoi stretti familiari, ed anzi era anche piuttosto temuto per il suo carattere ombroso. Le Rose avrebbe preparato tutto in maniera meticolosa, provando persino a costruirsi un alibi. Dopo aver studiato i movimenti delle due vittime, le avrebbe raggiunte nel loro podere di località Pucci. Prima avrebbe ucciso il padre, Francesco, sorprendendolo mentre era ancora alla guida dell'auto. Poi il figlio, Saverino, ucciso fuori dall'auto mentre, già ferito, tentava di mettersi in salvo. Ed è stato proprio l'urlo disperato del giovane in punto di morte a tradirlo. Nei dintorni, infatti, c'erano alcuni cacciatori che hanno sentito urlare: "Annunziato, mi stai ammazzando", ed hanno subito chiamato il 112. Di lì sono partite le indagini che hanno puntato subito sull'unica persona di nome Annunziato che avesse dei contatti con la famiglia Raffa. Ci hanno messo poco i carabinieri a ricostruire la storia di astio e rancore che Le Rose covava nei confronti delle vittime e di cui tutti in paese erano a conoscenza. Lo hanno sentito praticamente subito, nonostante lui si fosse cambiato e fatto riprendere volontariamente dalle telecamere in centro paese per crearsi un alibi. Più tempo ci è voluto per rendere le prove inattaccabili, come le ha definite il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia. Analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e delle celle cui quel giorno in quel luogo si è agganciato il solo telefono delle Rose, e poi l'esito della prova dello stub effettuata poche ore dopo l'omicidio, che ha dimostrato la presenza di polvere da sparo sulle mani, sugli abiti e nell'auto di Annunziato Le Rose. Allora, noi abbiamo avuto da parte della popolazione un supporto già dall'immediatezza e in particolare alcuni cittadini, alcuni cacciatori che erano in zona, dando l'allarme immediatamente e fornendo, diciamo, ciò che loro avevano udito, quindi le urla con il nome dell'assassino, ci hanno incanalato nell'attività investigativa. E, diciamo, noi partiamo dal sospetto nelle ore immediatamente successive per poi arrivare ad alcuni indizi diciamo, nei 20 giorni dopo l'omicidio, e ci abbiamo messo 7 mesi per avere, diciamo, la fonte di prova granitiche per come, diciamo, il GIP ha refertato nell'ordinanza di custodia che ha emesso. Nella Locride, i carabinieri hanno sgominato un'organizzazione dedita a coltivare campi di marijuana. Indagini queste che sono partite già nel 2017, e in questo lasso di tempo, cioè un anno, sono state trovate ben 7 piantagioni di canapa. Vedete qui telecamere nascoste proprio per individuare i responsabili delle coltivazioni. Allora, ci sono 12 indagati, però ci sono 3 irreperibili, quindi 9 le persone che sono state raggiunte dalle misure cautelari, 6 gli arresti, 2 quelli finiti in carcere, 4 ai domiciliari, mentre 3 persone sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Indagine condotta dal sostituto procuratore Rosanna Sgueglia, ripeto, a partire dal luglio del 2017. I carabinieri in questo anno hanno trovato 7 piantagioni,
e sequestrato 1.500 piante pari a 67 kg di marijuana del valore commerciale di svariati milioni di euro. E nelle piantagioni, o comunque nelle pertinenze delle piantagioni, sono anche stati trovati 3 fucili da caccia e munizioni. Grazie ad appostamenti e riprese video, l'avete visto sulla prima piantagione, gli investigatori hanno identificato i primi 2 coltivatori e poi, grazie a ulteriori accertamenti, rastrellamenti e riprese aeree, hanno identificato gli altri indagati, tra i quali persone vicine per vincoli di parentela alla Cosca Giorgi di San Luca. È un ritrovamento inquietante quello avvenuto nelle campagne di Cessaniti, perché in un casolare sono state trovate armi, tante armi di vario calibro, ma anche 2 bombe e dei passamontagna, un arsenale, non lo si può definire diversamente. C'è stata un'accurata ispezione in questo casolare abbandonato. Tra le intercapedini murarie, sui tetti, tra le masserizie, sono stati rinvenuti un fucile a pompa calibro 12 con matricola brasa, diverse pistole, una pistola semiautomatica calibro 9, poi cartucce di ogni calibro. Ce n'erano a pallettoni calibro 12, calibro 38, 9x21, 357 magnum, e poi 2 bombe carte e 2 passamontagna. Al momento non ci sono indagati, ma l'attività prosegue per cercare di capire chi possa aver nascosto armi ed esplosivo. E adesso voltiamo pagina dalla cronaca, passiamo infatti alla sanità. A Catanzaro la mobilitazione, peraltro largamente preannunciata, dei sindaci, di cittadini, associazioni, del comprensorio del Pollino e dell'Esaro, soprattutto del Pollino. La chiusura di 3 ospedali ha messo in gravi difficoltà una sanità già claudicante. Adesso è il periodo peggiore, perché con le ferie naturalmente si riduce il personale, con esso anche la possibilità di offrire un'assistenza adeguata a un bacino d'utenza che è enorme, parliamo di 400-500.000 persone. I sindaci si sono autoconvocati a Catanzaro e hanno incontrato il commissario Cotticelli, il quale si è reso disponibile a far valere i poteri sostitutivi, ma chiaramente ha detto fino a quando non verranno nominati i vertici delle aziende sanitarie, l'atto aziendale, che pure è quello che sta bene e che i sindaci chiedono, non può essere attuato. Sindaci e cittadini di una quarantina di comuni delle aree del Pollino e dell'Esaro, circa 300 persone arrivate a Catanzaro a bordo di 5 pullman, hanno manifestato presso la cittadella regionale per rivendicare il diritto alla salute messo a repentaglio da tagli e razionalizzazioni imposte dal piano di rientro, reso necessario a sua volta dallo spaventoso deficit accumulato dalla sanità calabrese. E però ormai da troppo tempo la sanità in quasi tutta la regione si muove in continua emergenza, tamponando le criticità senza però potervi porre rimedio, in un crescendo di disfunzioni, ritardi, lacune. I sindaci hanno chiesto interventi immediati per superare l'emergenza estiva, che è ormai regola fissa da anni, poiché le ferie riducono all'osso il personale, e di dare pratica attuazione all'atto aziendale. Il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, ha chiesto la massima collaborazione per costruire quella rete territoriale fatta di unità e presidi di medici di base, che dovrebbe sostituire i 3 ospedali chiusi, quelli di Lungro, Mormanno e San Marco Argentano. Ma la questione è resa ancor più delicata dalla vacanza ai vertici delle aziende sanitarie, anche se il commissario Cotticelli si è detto pronto ad adottare tutte le misure necessarie in attesa della piena operatività dei nuovi dirigenti. Il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, che è stato il principale artefice della mobilitazione, accoglie la disponibilità del commissario, ma chiede tempi certi per il passaggio dalla gestione alla programmazione e per la stipula dell'atto aziendale, che è il solo strumento in grado di risolvere le urgenze e le necessità non procrastinabili di un bacino d'utenza di circa 500.000 di persone. Abbiamo posto l'attenzione appunto su 2 livelli di rivendicazione. Il primo è l'emergenza per questo periodo estivo, dove il diritto alle ferie dei dipendenti sanitari porterà addirittura alla chiusura se non si interviene tempestivamente dei reparti fondamentali per la vita, e dall'altro, subito dopo l'estate, a quelle che possono essere, diciamo, le aspettative dei territori per come le hanno ridotte nell'atto aziendale. Noi crediamo né più e nemmeno che l'attuazione dell'atto aziendale. Vale a dire, come è stato detto, 3 ex ospedali, Mormanno, Lungro e San Marco,
casa della salute, che siano casa della salute però con quelle che sono le specialità previste, e un ospedale SPOC, quello di Cassoville, che abbia tutte le specializzazioni che sono previste nell'atto aziendale, ma che soprattutto abbia 226 posti letto, perché se mancano i posti letto si intasano i pronto soccorso, se il pronto soccorso si intasa non c'è la possibilità nemmeno di capire quali sono le patologie, e quindi noi qui stiamo giocando con la vita delle persone. L'altro aspetto è quello della medicina territoriale. La medicina territoriale può avere un impatto deflattivo su coloro che accedono alle strutture ospedaliere, però non possiamo rimanere fermi con i progetti su carta senza che praticamente partano per come sono state previste, per come sono state impegnate le risorse, per come tutti noi ci attendiamo. Quindi oggi noi aspettiamo e aspettiamo in maniera decisa delle risposte, non ci fermiamo, come avete sentito c'è la volontà di creare un tavolo permanente di tutte le amministrazioni, se dobbiamo andare a Roma ci andiamo, se dobbiamo fare azioni di protesta eclatanti le facciamo, ma noi dobbiamo portare a casa il risultato, che è un risultato, ripeto, della sanità, e non è certamente un risultato politico, perché non interessa a nessuno di noi. È stato ritrovato senza vita l'anziano che era scomparso sabato dalla frazione Donnici di Cosenza. A ritrovare il corpo una squadra del soccorso alpino che insieme a carabinieri e vigili del fuoco faceva andare avanti le attività di ricerca da ormai 3 giorni. Il ritrovamento è avvenuto durante una battuta in un posto piuttosto impervio in località Diodato. La squadra mobile di Vibo Valentia ha fermato 3 pregiudicati vibonesi sospettati di aver rapinato ed aggredito la notte del 21 luglio scorso in piazza Martiri d'Ungheria, quindi nel centro di Vibo, un intero nucleo familiare che poi ha dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale, al pronto soccorso. Infatti sono stati dimessi il padre con una prognosi di 30 giorni, di 15 invece la madre e il figlio minorenne. Momenti di paura ieri sera ad Asà, piccolo borgo delle preserre vibonesi, dove un 35enne armato di una mannaia si aggirava per il paese dopo una lite con una commerciante. Ha avuto questa lite, è tornato a casa, ha preso quest'arma impropria e ha girovagato fino a quando un passante, alcuni passanti per la verità, hanno chiamato i carabinieri che lo hanno individuato ed arrestato. Continua il lavoro delle squadre, anche delle squadre calabresi in ritiro per preparare la nuova stagione. Tra pochi giorni, ormai quasi ci siamo, arriveranno i calendari di Serie A e di Serie B. Il Crotone è ormai al 10° giorno di ritiro in Sila e questo pomeriggio alle 17 giocherà il secondo test amichevole, la squadra di Giovanni Stroppa contro la Morrone, che milita nel campionato di eccellenza nell'impianto, lo stadio Ampollino di Villaggio Baffa. Da 3 giorni con questo si è aggregato alla squadra uno dei primi acquisti di questa stagione, Gabriele Bellodi, difensore di origine mantovana, proviene dal Milan, dovrà compiere 19 anni il 2 settembre prossimo, beato lui, si è aggregato appunto ai nuovi compagni e queste sono le sue prime parole. Sono molto contento di essere qui e sono arrivato subito dopo aver finito l'europeo, sono tornato a casa dall'Armenia e ho preso subito il volo per venire qua e come primo giorno mi sono trovato davvero molto bene e subito i compagni mi hanno integrato nel gruppo, il mister mi ha fatto subito vedere dei video per farmi conoscere il suo modo di lavorare e mi ha dato subito tanti consigli, ho cercato di apprendere al meglio e adesso non vedo l'ora di continuare a lavorare sul campo e di apprendere sempre di più per farmi trovare pronto. È vero che sono molto giovane, ho deciso di andare a giocare l'anno scorso tra i grandi perché nel mio ruolo è un'esperienza che serve molto. Sì, ero abituato a giocare una difesa 4, io mi troverei meglio a fare o il centrale o a destra perché io sono destro, però se mi chiederà di giocare anche a sinistra non c'è problema. Anche perché avevo già giocato con la difesa 3 con mister Gattuso quando ero in primavera, quindi io sono a disposizione e penso che non ci sia problema. Con Zani abbiamo giocato insieme in primavera, quando io ho fatto l'anno sotto età, quindi lo conosco già e mi è sempre stato molto simpatico e penso che anche adesso mi aiuterà molto. E anche con Crociata non ci ho giocato insieme perché lui è un 97, però ci ho vissuto insieme un anno o due, non mi ricordo, in convitto, quindi anche lui lo conosco molto bene. E vi ringrazio e non vedo l'ora anch'io di essere in campo con questa nuova maglia e darò tutto. Dimenticato di dirlo prima che partisse il servizio, presentandolo, Zane, che è un abbreviativo che ricorre molto, diciamo, all'interno del gruppo del Crotone, sta per Zanellato, insomma, lo chiamano un po' tutti così, Zane, la vecchia storia
con la quale Massimo Troisi costruì una, sui nomi lunghi, corti, costruì una grande nota gag in Ricomincio da tre. E adesso è il momento di Io scelgo Calabria. Io scelgo Calabria, la grande rete della produzione e del consumo calabrese. Ogni giorno in coda ai nostri telegiornali vi mostriamo un pezzo di Calabria che lavora. Tutti assieme possiamo ottenere grandi risultati. Io scelgo Calabria. Accoglienza, ospitalità, una finestra aperta sulle radici identitarie di Crotone e della Calabria. Il Magna Grecia Lifestyle Village è stato supporto importantissimo e apprezzatissimo per gli equipaggi che hanno preso parte al campionato italiano assoluto di vela d'altura ed ha arricchito sul piano dei contenuti culturali e del marketing territoriale l'evento velistico di caratura nazionale che si è svolto nei giorni scorsi al Porto Vecchio di Crotone. Siamo stati bene, città bellissima, e accoglienza strepitosa, quindi non potevamo chiedere di meglio. Bello, molto, tutto molto bello, l'organizzazione è stata molto accogliente, molto calorosa, ci ha fatto sentire a casa per una settimana. Quello che abbiamo trovato meraviglioso è la location, veramente complimenti sia per l'assistenza sia per l'organizzazione a terra, che devo dire nemmeno a livello di campionato mondiale abbiamo riscontrato. Ma Crotone è stata una sorpresa, io non la conoscevo obiettivamente, mi sono approcciato con qualche riserva, totalmente sciolta in senso positivo, perché è una bella città. Sono tutti gentilissimi, l'organizzazione è stata bellissima, devo dire uno dei posti più organizzati sotto un profilo di accoglienza che abbia visto in tanti anni. Crotone ci ha accolto esattamente come ci aspettavamo, perché è un anno che stiamo lavorando insieme agli organizzatori per la migliore riuscita di questo evento. E devo dire che la realizzazione è andata al di là delle più rosee aspettative, sia in termini di organizzazione, eventi, accoglienza, ma soprattutto direi di calore umano. Noi quando siamo fuori casa spesso ci sentiamo ospiti, molto spesso graditi, qui ci siamo sentiti parte di un insieme, come se fossimo a casa, come se questo fosse da sempre il nostro circolo, e credo che sia la sensazione migliore con cui tornare a casa. A terra è stato veramente fantastico, un villaggio rinnovato per chi come me è venuto già altre volte, quindi tutto nuovo, gli spettacoli meravigliosi degli artisti locali veramente in gamba che riuscivano a attrarre il pubblico, e poi ovviamente lo spettacolo migliore che noi ammiriamo è quello delle bontà che dà questa terra, e qui c'erano tutte. E abbiamo provato dei prodotti unici, dal vino alle mozzarelle a quant'altro, veramente questa è una città della vela, possiamo dirlo con orgoglio, e siamo pronti a ritornare per prossimi eventi. Gli eventi vanno bene quando ci sono due elementi, quando c'è la capacità organizzativa, quando c'è l'ospitalità del posto che accoglie una flotta importante come questa, e quando in mare si riescono a fare le regate.
Crotone ha dato il meglio di sé sotto tutti questi aspetti. La città ha dimostrato una grande accoglienza, l'ospitalità della Calabria è stata eccezionale e il circolo ha organizzato un villaggio e un'ospitalità che tutti gli equipaggi ricorderanno per molto tempo. No, veramente bello, un bel villaggio, tutto organizzato, sempre pronti, disponibili, molto bello, veramente complimenti a tutti. No, it's my first time in Crotone, but I like it very much. Il telegiornale termina qui, torniamo alle 19.15 e nel frattempo ricordate che per restare aggiornati c'è sempre tgcal24.it.